situazione da un punto di vista finanziario al collasso, è inspiegabile perché si tratta di un servizio gestito a tariffa e quindi non dovrebbe generare situazioni così patologiche, protrattesi negli anni e che arrivano al limite veramente della insostenibilità finanziaria. Quindi i comuni sanno che tutto dipende dalla qualità della gestione, dalla correttezza della gestione, dall'attenzione a quelle che sono le istanze e le necessità pubbliche del servizio. Ci sono in Abruzzo per esempio alcune società di gestione che stanno funzionando in equilibrio, la maggior parte no, quindi però questo si rende, fa capire che è possibile. Per cui è assolutamente essenziale se si vuole mantenere il sistema idrico integrato in modo che sia di qualità. Purtroppo non stanno facendo gli investimenti perché hanno gonfiato troppo i costi di esercizio, hanno gonfiato troppo i costi di gestione. Noi in una relazione che ci fu fatta nel 2008, la regione Abruzzo era la regione con il sistema di integrato aveva assunto più persone rispetto a quelle che invece c'erano. Insomma, io credo che sia arrivato il momento del redirazione, ma tra l'altro i comuni rischiano il default, perché se i debiti del sistema delle società di gestione, che ammontano a circa 300 milioni di euro, dovessero rivendersi su di loro, cioè è possibile perché c'è una sentenza del giudice fallimentare di Avezzano che ritiene che le società di gestione, pur se costituite in forma di SPA, non siano fallibili e di conseguenza devono essere insomma in qualche maniera sostenute poi questi debiti dei comuni, i comuni e i cittadini rischiano di avere dei salassi incredibili che potrebbero mettere in grandissime difficoltà addirittura di sopravvivenza per quanto riguarda i comuni. Se invece i soggetti dovessero essere fallibili, si aprono tante altre, secondo quello che è l'orientamento della Cassazione, tante altre questioni che pure attengono anche profili magari di responsabilità su quello che è la legge penale fallimentare. Quindi insomma direi una situazione molto difficile, la regione purtroppo non può intervenire perché la regione non può commissariare la sua gestione. Se fosse stata la sanità, ecco, noi avevamo un problema nella sanità, la regione in prima persona se ne è fatto carico e l'ha affrontato. Noi non possiamo intervenire sui comuni, non possiamo ripianare i loro debiti, non possiamo dare soldi per finanziare la gestione perché sarebbe contro la legge e non possiamo naturalmente fare altro che sostenere i loro processi di investimento. Abbiamo stanziato circa 75 milioni di euro di fondi FAS per finanziare la depurazione che in Abruzzo purtroppo sconta dei ritardi importanti. Io devo ringraziare l'assessore per questa attività molto attenta di ricognizione che ha fatto anche per quanto riguarda le diligence, per quanto riguarda insomma una serie di questioni. Oggi è il momento devono essere chiamati alla loro responsabilità, cioè sono dei soggetti che non si possono disinteressare, anche perché sono gli stessi soci, i comuni, sia delle autorità d'ambito che delle sue gestioni, e quindi hanno una responsabilità enorme, importantissima, devono fare l'interesse pubblico. Tagliare i costi, tagliare posti di lavoro, quindi sarebbe questo il primo passo? Tagliare posti di lavoro, si tratta di stare in equilibrio. I posti di lavoro li pagano i cittadini. Quindi siccome il sistema per legge nazionale, il sistema idrico integrato funziona, c'è una tariffa e questa tariffa viene sulla bolletta dei cittadini, questa tariffa che i cittadini pagano deve essere tale da finanziare sia gli investimenti che i posti di lavoro, come dice lei, a questo punto non è che si possono fare posti di lavoro a scapito degli investimenti. Quindi i cittadini devono essere insomma in qualche maniera tutelati, perché la politica porterebbe anche a fare assunzioni a destra e a manca con il solo fine di avere un consenso, un voto più.